Ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TG Sud che si apre come di consueto con la notizia del giorno. Andiamo a vedere che cosa è successo nel corso di questi controlli disposti dalle forze dell'ordine, in particolare in questo caso dai carabinieri, nel periodo di Ferragosto. Ci sono tra le altre anche tre persone denunciate per guida sotto l'effetto di alcol e sotto l'effetto di droga. Ci sono anche alcuni segnalati alla prefettura. Tre persone denunciate per guida sotto effetto di alcol e droga e due segnalate alla prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei controlli alla circolazione stradale effettuati dai carabinieri e potenziati soprattutto durante il Ferragosto. Nello specifico, la denuncia è scattata nei confronti di un 39enne e un 21enne per guida in stato di ebbrezza. Entrambi sono stati sottoposti al test dell'etilometro che ha riscontrato un tasso alcolico superiore a quanto consentito dalla legge. Un pregiudicato trapanese di 31 anni, invece, sottoposto ad accertamenti tossicologici presso l'ospedale Sant'Antonio Abate, è risultato positivo all'uso di cocaina e metadone e per questo denunciato per guida sotto uso di sostanze stupefacenti. Tutte le altre notizie, in particolare ci soffermiamo sulla festa per la Madonna di Trapani e i fuochi d'artificio, tra poco nella prima edizione. Un'estate piena di eventi, un po' dappertutto, in particolare festa grande per la Madonna di Trapani. Ieri nel capoluogo si sono tenute le celebrazioni in onore di Maria Santissima di Trapani, culminate con i giochi pirotecnici. Cala il sipario su Baglio, Olio e Mare, la rassegna organizzata dall'Associazione Castelluzzo in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo. Libri e letture invece di qua e di là dal mare. Continua a Marettimo la rassegna letteraria, quest'anno arrivata alla 10ª edizione. Per lo sport, l'eccellenza parla trapanese. Saranno 6 le squadre trapanesi che prenderanno parte al massimo campionato regionale nel girone A. Ieri sera a Trapani si sono tenuti i festeggiamenti in onore della Madonna che in serata è uscita in processione, ovviamente il simulacro, dalla cattedrale di San Lorenzo per percorrere le strade del centro storico della città. Mario Torrenta. A Trapani ieri è stata festa grande per le celebrazioni in onore della Madonna, copatrona della città, una ricorrenza molto sentita dai trapanesi che da secoli sono legati alla meravigliosa immagine di Maria Santissima con in braccio il bambinello Gesù. Un'immagine a cui i trapanesi sono legatissimi e che custodisce tanti secoli di amore, fede e tradizione, ma anche la storia di un'intera comunità dove la devozione per la Madonna di Trapani è davvero molto radicata. In questi giorni di quindicina in tanti si sono recati nel santuario di Maria Santissima Annunziata, dove ieri si sono tenute diverse celebrazioni eucaristiche, mentre in serata in cattedrale c'è stata la celebrazione solenne pontificale in onore della Madonna di Trapani, presieduta dal vicario generale della diocesi, Don Alberto Genovese. Prima dell'uscita della processione è arrivato il vescovo Pietro Maria Fragnelli di ritorno dalla Tunisia, dove ha preso parte alle celebrazioni tenute a L'Aigulette in onore della Madonna di Trapani. E tra i momenti più belli ed emozionanti c'è stata sicuramente l'uscita della statua della Vergine dalla cattedrale di San Lorenzo tra un autentico bagno di folla e con il sottofondo delle note musicali della banda e dello scampanio. Il corteo religioso si è quindi snodato per le strade del centro storico a partire da Corso Vittorio Emanuele, l'antica Rua Grande illuminata a festa con le luminarie e il suggestivo sfondo del Palazzo Senatorio. Ad aprire la processione tutti i parroci di Trapani, a seguire dietro la bara il sindaco Tranchida con gli assessori della giunta municipale e i rappresentanti del Consiglio Comunale dell'Unione Maestranze. Il corteo religioso, a cui hanno preso parte tanti fedeli con le fiaccole, si è quindi diretto verso la Marina dalla via Serisso, per poi proseguire, dopo aver attraversato via le Regine Elena e via Ammiraglio Staiti, lungo la via 30 Gennaio, piazza Vittorio Emanuele, per passare davanti al municipio ed entrare in via Garibaldi, via Torre Arsa e Corso Vittorio, rientrando quindi nella cattedrale di San Lorenzo attorno alle 23:15. Sempre accompagnata nel suo viaggio per le strade della città antica da tanti fedeli e dalla devozione di una comunità la cui identità è legata alla storia della Madonna di Trapani.
Rientrano sempre nell'ambito dei festeggiamenti religiosi, ovviamente, parliamo dei fuochi d'artificio che il 16 agosto, come da tradizione, vengono sparati nel cielo della città capoluogo, a conclusione appunto dei festeggiamenti patronali per Maria Santissima. Un evento comunque atteso dai trapanesi che tradizionalmente amano stare con il naso all'insù per vedere questi fuochi d'artificio. Ieri sono ritornati ad essere sparati in piazza Vittorio Emanuele. C'era questa grande attesa della sorpresa finale con una scritta che doveva essere vista un po' da tutti. La scritta c'è stata, qualche secondo, insomma, poteva andare meglio, però insomma facciamo i complimenti certamente per l'organizzazione. Tra i coordinatori di tutti gli eventi legati alle feste patronali e anche ai fuochi d'artificio c'è certamente il maestro Claudio Maltese, che abbiamo intervistato. Abbiamo voluto veramente riportare i giochi d'artificio in Piazza Vittorio dopo dal 2019 praticamente. E siamo orgogliosi che è andato tutto molto bene, secondo le aspettative, e anche il tempo è stato a nostro favore, perché mezz'ora prima di mezzanotte ancora c'era vento, invece il vento poi è cessato e abbiamo potuto vedere dei giochi particolari. La cosa che mi piace sottolineare è che i ragazzi che hanno sparato, in collaborazione con la ditta Marino di Mazzara del Vallo e gli amici di Ice in the Pool, hanno messo anima e corpo per fare questi giochi, perché essendo trapanesi erano orgogliosissimi di poter fare una degna figura sia a chi, come nel mio caso, li ha presentati, sia al parroco della parrocchia cattedrale, il padre Gruppuso, che è stato quello che materialmente ha sostenuto i giochi d'artificio, e anche all'amministrazione comunale, sia il sindaco ma l'assessore Barbara, che è stato veramente presente in tutte le iniziative e ha cercato di fare bella figura, perché dobbiamo far questo. Senti, tu hai detto che insomma si aspettano anche altre novità nel corso del tempo. Ma sì, vogliamo assolutamente, in sinergia con l'amministrazione comunale, far sì che queste feste patronali, come in tante, perché ho sentito molte, diciamo, frasi del genere sui social, come in tanti altri paesi, in tante altre città, perché Trapani non è un paese, è una città, in tante altre città si fa tanto per le feste patronali, e assolutamente vogliamo che questo sia realizzato qui nella nostra città di Trapani. Penso che Trapani se lo merita, i turisti sono in tanti e cercano anche queste cose. I trapanesi, anche se si critica, ma è una piccola parte, ma la maggior parte apprezza tutto quello che si farà e si fa. Quindi automaticamente speriamo che già dal prossimo anno ci possano essere tante altre novità rispettando la tradizione, naturalmente nel contesto moderno, e chissà, futuro ancora migliore. Ci aspettavamo tutti la grande sorpresa, è stata vista insomma forse da pochissimi alla fine. Sì, è stata vista praticamente da chi stava più distante. La cosa bella è che quando io sono arrivato lì in piazza abbiamo visto tanta gente nei laterali, e io ho chiesto e ho detto a tutte le persone: andate al centro della piazza, Piazza Vittorio è grande. Cioè è molto distesa, quindi tutte quelle migliaia di persone presenti potevano benissimo assistere a Piazza Vittorio. Molte persone hanno visto la scritta finale, TP Cuore, ma non è né una cosa di stadio né una cosa del genere, ma è TP Trapani e col cuore. È a disegno di colore rosso, non granata, quindi il rosso dal segno dell'amore. E l'hanno visto coloro che stavano più lontani. Io sinceramente l'ho messo in prima fila perché ho dato l'ok per i giochi, non l'ho visto, devo essere sincero. Però con le immagini e le foto si sono viste di chi, come mia moglie, che era sotto la statua di Garibaldi, l'ha visto perfettamente. Quindi bastava solamente seguire le indicazioni che avevano dato, quello di mettersi al centro della Piazza Vittorio e non laterali. Allora, appuntamento alla prossima volta. Eh sì, speriamo sempre in bene, per il bene e per l'amore della città. Beh, purtroppo passiamo adesso a eventi tragici, dopo insomma la leggerezza dei giochi pirotecnici. Stamattina una tragedia sul lungomare Dante Alighieri, dove un uomo di 59 anni è morto mentre faceva jogging. Si tratta di Stellario Guassavino. Il 59enne stava percorrendo il tratto antistante l'università, possiamo togliere la foto grazie a regia, nel territorio di Erice, quando si è accasciato al suolo sotto lo sguardo di bagnanti e passanti che hanno subito dato l'allarme. Un medico di passaggio ha anche provato a rianimare l'uomo prima dell'arrivo dei sanitari del 118, ma purtroppo era già deceduto. Facciamo le condoglianze ai familiari e soprattutto insomma all'amico e collega Sandro Guassavino, di cui appunto il signor Stellario, detto Rino da tutti, era il fratello.
Invece a San Vito Lo Capo doveva essere una serata tranquilla all'insegna del divertimento, ma lo è stata fino a un certo punto per una mega rissa che ha coinvolto diversi giovani. Una sera d'estate come tante, col caldo che prende il sopravvento e la voglia di divertimento che scivola via fra qualche drink di troppo. Una serata culminata in una lite da film tra le vie di San Vito Lo Capo, in questo momento popolata da tanti visitatori. Una scazzottata che ha coinvolto diversi giovani che per fronteggiarsi hanno anche utilizzato, tra le altre, delle travi di legno. La lite è scoppiata all'interno del Sea Garden, locale che si trova a due passi dalla spiaggia, dove era in corso una serata danzante con diversi giovani. Improvvisamente è scoppiata la rissa tra due gruppi di ragazzi che hanno utilizzato tutto ciò che avevano a portata di mano per fronteggiarsi e avere ragione l'uno dell'altro. Chi si trovava nei paraggi della Baruffa è scappato per evitare di rimanerne coinvolto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e di risalire ai partecipanti alla lite. Saranno decisive le immagini di videosorveglianza della zona. Sui social, intanto, fioccano i video realizzati dai presenti. A Trapani continua la manifestazione denominata Eventi d'Agosto al Bastione Conca. La manifestazione organizzata dall'Associazione Artistica Tradumari Eventi con la direzione artistica del maestro Claudio Maltese e il patrocinio gratuito del Comune di Trapani, in collaborazione con l'ATM di Trapani e l'Ente Luglio Musicale Trapanese. La notte di Ferragosto è stata all'insegna della musica popolare con i Tammorra e a seguire due momenti particolari che hanno visto protagonista il fuoco. Prima lo spettacolo scenografico di 38 e infine lo spettacolo piro musicale della ditta Ice in the Pool. Il numeroso pubblico presente, che ha riempito il bastione e tutte le antiche mura di Tramontana, ha molto gradito questa manifestazione. Gli eventi al Bastione Conca continuano in questi giorni. Stasera alle 21.30 la sfilata del Drepanum Dicks Band, che dal bastione girerà per le vie pedonali del centro storico per infine riportarsi al bastione per un concerto. Domani alle ore 22 si parlerà della musica dei misteri e della tradizione musicale bandistica del trapanese con lo scrittore Pasquale Gianno. Domenica invece il teatro dei pupi con i fratelli Alabrese. Due gli spettacoli di domenica, uno alle 19 e l'altro alle 21.30, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Andiamo a San Vito, dove si è conclusa la rassegna Bagli, Olio e Mare. Un viaggio nella cultura e nelle prelibatezze del territorio, un evento che utilizza l'enogastronomia come attrattore turistico. La Baia Santa Margherita, nella frazione di Castelluzzo, ha fatto da sfondo la rassegna offrendo paesaggi mozzafiato e acque cristalline. Un luogo ideale per trascorrere momenti di relax, fare escursioni, nuotare e godersi la bellezza naturale dell'area circostante, degustare prodotti tipici in un ambiente incontaminato. Con la partecipazione di oltre 3.000 visitatori, Bagli, Olio e Mare ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di incontro ideale tra gli amanti del mare, della natura e del buon cibo. I pittoreschi Bagli, testimoni storici della vita rurale siciliana, hanno aperto le porte a curiosi e appassionati, offrendo una panoramica suggestiva della vita di un tempo. Instancabile il lavoro di 70 persone dedite all'organizzazione e alla gestione di ogni dettaglio. Da domani inizieremo a lavorare l'edizione 2024, che ritorna come calendarizzata storicamente all'ultima settimana di luglio. E quest'anno sostanzialmente, con la presenza numerosa dei giornalisti della stampa nazionale, ovviamente la manifestazione richiede un ulteriore salto di qualità per l'edizione 2024. Ormai insomma siamo a livelli di diffusione nazionale, quindi dobbiamo dare ulteriormente servizi ai nostri turisti e ospiti delle strutture. Bilancio dell'edizione quest'anno: intanto 70 volontari che hanno lavorato ininterrottamente per 7 giorni, col supporto anche dell'amministrazione comunale, obiettivo raggiunto per quello che erano le previsioni di circa 3.000 ticket. Stasera vedremo, ma dovremmo arrivarci tranquillamente. Cibo di ottima qualità, non è mancato nulla, sempre cibo a chilometri zero, insomma pensiamo di avere messo anima e cuore alla manifestazione e i risultati si vedono. Da San Vito a Marettimo, nell'ambito della rassegna letteraria arrivata alla 10ª edizione, denominata Libri e letture di qua e di là del mare, Laura Lodico ieri pomeriggio ha dialogato con il professore Francesco Torre per parlare di Neolitico e dell'età dei metalli in Sicilia.
Il volume è stato realizzato dal professore Francesco Torre in collaborazione con il professore Sebastiano Tusa, ricordato nell'ambito dell'incontro per i suoi studi La passione per il mare dell'Egadi, le scoperte archeologiche in merito alla battaglia dell'Egadi e la valorizzazione dell'enorme patrimonio archeologico del nostro territorio. Il professore Torre ha affascinato su tanti temi ed in modo particolare sui graffiti della grotta del Genovese di Levanzo e di tante grotte della provincia di Trapani. Interessante l'argomento sulla geologia del Mar Mediterraneo in continua evoluzione. Questo libro nasce da una collaborazione col professore Sebastiano Tusa presso l'Università di Bologna. Abbiamo fatto fare 6 tesi di laurea, dove io ero relatore e lui correlatore e viceversa, e si parla del Neolitico, della preistoria di tutta la provincia di Trapani, compreso l'età dei metalli. Questi 6 ragazzi ci hanno aiutato a sviluppare anche alcune ricerche che noi abbiamo fatto in solitario, sia io che Sebastiano, in provincia di Trapani, e alcune che abbiamo, dove abbiamo lavorato assieme. Si parla dell'archeologia, soprattutto quella più importante che è la grotta di Levanzo, dell'archeologia di Salemi, di Partanna, di Castelvetrano, di Mazzara, di San Vito Lo Capo, dove ci sono delle grotte preistoriche importanti che io stesso ho scoperto nel 1984, e di altre grotte che ho scoperto nella zona di Erice. Una cosa importante all'interno del libro è quella del cranio trapanato di Partanna, dove si è visto che hanno fatto delle operazioni circa 5500 anni avanti Cristo e sono riuscite perché il cranio si è poi, l'osso è aumentato e quindi significa che è rimasto vivo. Questa è una cosa molto importante nel panorama preistorico non solo siciliano ma anche europeo. Con Sebastiano Tusa abbiamo collaborato per 50 anni. E prima come museo di preistoria, dove io ero il direttore e lui era il ricercatore scientifico, e poi via via nell'archeologia preistorica e nell'archeologia subacquea. Purtroppo la perdita di Sebastiano mi ha portato a fare altre cose nel campo della ricerca scientifica, non solo della preistoria ma anche della geoarcheologia e nel campo dell'archeologia subacquea. Questo libro l'ho fatto e Sebastiano non l'ha potuto vedere perché era già ci aveva lasciato dopo la tragedia in Etiopia, e l'ho dedicato di fatti a lui. Una cosa importante di questo libro è che tutti i ragazzi che hanno collaborato ci sono stati sempre vicini, e quando l'abbiamo presentato c'è stata una commozione generale perché non hanno più visto il loro professore che era Sebastiano. Tutte le notizie in corso della giornata potrete leggere sul nostro sito ufficiale telesudweb.it, lo leggete qui in sovraimpressione. Tra poco lo sport. Mirko Ditta ci propone questo focus sul prossimo girone A di Eccellenza. 6 le squadre della provincia di Trapani che vi prenderanno parte: Castellammare, Mazzara, USD, Mazzara 46-23, Folgore e Castelvetrano, oltre alle ripescate Accademia Trapani e Fulgatora. Con il ripescaggio delle scorse settimane di Accademia Trapani e Fulgatore, sono 6 le formazioni trapanesi e nastre di partenza del nuovo girone A del campionato di eccellenza stagione 2023-2024. Si contano anche Castellammare, USD Mazzara, Mazzara 46-23 e Folgore Castelvetrano. Lavori in corso per le rispettive società. Già da qualche settimana sono scattate le preparazioni fisiche al prossimo campionato. L'Accademia Trapani prosegue i propri lavori al Sorrentino. Il Fulgatore sceglie di misurarsi nelle amichevoli con le dirette avversarie, Mazzara lo scorso 9 agosto e oggi l'incontro con la Folgore Castelvetrano. In mezzo la sfida con la SD US Mazzara 46-23, la vecchia mazzarese. Ai microfoni societari, infatti, il mister mazzarese Giovanni Iacono ha così commentato il momento della sua squadra e dell'intero girone. Ancora siamo distanti da quello che voglio, però pian piano stiamo lavorando, stanno assimilando pian pianino, perché è una squadra quasi nuova, sono 9 undicesime e quindi c'è da lavorare tanto, però l'importante è che ci sia l'applicazione da parte di tutti per quello che stanno dimostrando. Dobbiamo cercare di fare crescere questa squadra come l'abbiamo fatta crescere
negli anni passati altri calciatori che sono stati con me. C'è la disponibilità, la volontà e la voglia da parte di tutti. Se continuiamo su questo passo significa che vogliamo tutti migliorare e ci possiamo fare bene. Ci sono 4-5 squadre che hanno speso tanto, hanno rinnovato tanto, sono delle ottime squadre. Poi credo che ci sono altre squadre che si stanno organizzando per fare un altro tipo di campionato e quindi poi ci sarà sicuramente una o due squadre che verranno sempre fuori le sorprese del campionato. Credo che sarà un campionato molto, molto più duro rispetto all'anno scorso.